Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Oggi andremo ad effettuare un bellissimo unboxing di un prodotto che vi ho parlato sulle stories di Instagram. Stiamo parlando di queste bellissime cuffie di Microsoft per Xbox e PC. Queste ragazzi a 99 euro promettono veramente fuochi d'artificio. Wireless, sincronizzazione velocissima con Xbox e PC, anche il Bluetooth per connetterla con il vostro televisore o magari smartphone e controlli manuali davvero particolari e probabilmente unici nel loro genere. Ma direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a scoprirle assieme. Prima di iniziare vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale attivando le notifiche, che per voi è gratis ma per me vale moltissimo, e se questo video alla fine vi sarà piaciuto ricordate anche di mettere un bel like. Ora possiamo iniziare. Ok ragazzi, eccoci qui pronti per l'unboxing. Prima di aprire il tutto diamo un'occhiata alla scatola. Qui come vedete abbiamo le nostre cuffie Xbox, sul lato il contenuto della confezione. Come vedete abbiamo le cuffie e un cavo USB-C e la compatibilità con Xbox Series X e S, Xbox One e Windows 10. Sul retro invece abbiamo un sacco di informazioni che ci spiegano come funzionano le cuffie e che tipo di funzioni hanno. Qui sotto ovviamente qualche scritta che non ci interessa, sul lato abbiamo già visto e sul lato di qua è uguale. Quindi direi di rompere il sigillo e andare a vedere al loro interno. Ok, ci siamo, pronti? Ed eccole qui ragazzi, queste sono le cuffie che mettiamo un attimo da parte per vedere il resto del contenuto, che come previsto dovrebbe essere un cavo USB-C semplicissimo, come vedete, e delle istruzioni chiaramente che non useremo. Quindi andiamo a chiudere tutto e riportiamo le cuffie qui. Date un'occhiata ragazzi, che bellezza! Queste sono le nuove cuffie wireless di Xbox. Questo è il microfono ovviamente mobile e retraibile in questo modo quando non lo usiamo. I comandi di cui vi parlavo prima sono questi. Come vedete questi dischi girano e in questo caso ci permettono di selezionare se vogliamo ascoltare più la chat o più il gioco. E da questa parte invece abbiamo lo stesso sistema che però ci permette di organizzare e regolare il nostro volume. I cuscinetti, come potrete immaginare, sono sofficissimi e ve lo garantisco. Qui dietro abbiamo il tasto per il pairing e qui sotto la porta USB-C per la ricarica e per la connessione cablata alla nostra console o computer. Come vedete, ovviamente si possono anche allargare e l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che questi cuscinetti non si muovono poi così tanto, ma ora andremo a provarle e vedremo assieme come funzionano e soprattutto se sono comode e quant'altro. Quindi non perdiamo altro tempo e spostiamoci subito sul nuovo setup. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver testato per un'oretta e mezza queste fantastiche cuffie per Xbox Series X, e ora posso darvi le mie prime impressioni. Partiamo dal pairing con la console, veramente semplicissimo. Si schiaccia il pulsante del pairing su Xbox e quello sulle cuffie e il gioco è fatto. La prima volta ragazzi vi anticipo che c'è un aggiornamento da fare che dura più o meno 10 minuti, ma veramente fa tutto da solo ed è semplicissimo. Dopodiché ragazzi si può tranquillamente cominciare a giocare e godersi il fantastico suono che si può ottenere con queste cuffie. Io ho settato l'equalizzatore con un po' di bassi in più e bisogna dire che su Call of Duty fa davvero la differenza, perché una bomba, una sparatoria con un po' di bassi in più, davvero fantastico. Devo dire che per i 99 euro che costano queste cuffie mi hanno davvero stupito. Ma non ci fermiamo qui, perché ho provato ad utilizzare anche il microfono. Una volta attivato con il tastino dedicato qui sotto, la qualità della nostra voce sarà veramente ottima. Ma ancora più interessante è l'auto mute, che si può attivare dal menu dedicato, così quando magari ci saranno dei rumori di sottofondo chi sarà dall'altra parte non li sentirà, perché in automatico
automatico le cuffie li escluderanno praticamente. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo di queste cuffie sono i controlli che, come vi ho fatto vedere prima, sul padiglione delle cuffie, perché sono molto veloci e intuitivi da utilizzare finché si gioca. Quindi se dobbiamo alzare il volume, non dobbiamo andare in cerca di un tasto sulla tastiera o magari fare mille peripezie sui menu, basterà girare il nostro padiglione e otterremo quello che stavamo cercando. Se devo dire, l'unica cosa che non mi piace di queste cuffie è l'estetica, non l'estetica, ma come sono state un po' strutturate. Diciamo che, date un'occhiata, se io indosso le cuffie in questo modo non posso tirarle giù, devo prima prepararle e poi posso indossarle. Questa cosa mi lascia un po' perplesso, perché ovviamente possiamo fare aggiustamenti migliori solo una volta che le abbiamo indossate, invece con queste cuffie una volta indossate non si possono aggiustare, quindi dovremo farlo prima di indossarle e poi rimarranno bloccate. Questa cosa, non so, mi lascia un po' perplesso, ma se questo è il prezzo da pagare per avere un paio di cuffie da 99 euro che suonano così bene, per me va benissimo. Un'altra cosa davvero molto interessante di questo headset per Xbox è il fatto che possiamo utilizzare la connessione Bluetooth assieme alla connessione proprietaria di Xbox. Vi spiego meglio. Mettiamo che i vostri amici giocano a Call of Duty dal loro PC e voi siete sulla vostra console e loro ovviamente utilizzano Discord. Beh, nessun problema. Possiamo connettere via Bluetooth il nostro computer o magari lo smartphone contemporaneamente alla connessione alla nostra console. In questo modo possiamo giocare e parlare su Discord con i nostri amici senza nessun problema. Possiamo anche magari ascoltare Apple Music piuttosto che Spotify durante le nostre partite a Forza Horizon. Secondo me, ragazzi, per un headset da soli 99 euro, questa è una feature davvero fantastica. Bene ragazzi, queste sono le mie prime impressioni di queste bellissime cuffie di casa Microsoft. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Come al solito ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando le notifiche e magari di seguirmi su Instagram, dove sono attivo tutti i giorni con nuovi contenuti. Io sono MB4K, questo è il mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao!